Dottor Marinoni, sono passati 2 mesi, possiamo dire, dall'inizio di questa emergenza che ha coinvolto tutta la Valseriana e tutta la nostra provincia. Cominciamo dal racconto di quei primi giorni, dei primi casi. Insomma, lei aveva capito sul territorio che c'era qualcosa di strano, parlano tutti di queste polmoniti anomale, insomma, cosa stava succedendo prima del 23 febbraio? No, onestamente io, sarà anche una mia colpa, ma non avevo capito. Sapevo quello che sapevamo tutti, quello che derivava da quello che era successo in Cina, dagli allarmi che erano arrivati, ma se vogliamo io mi sono reso conto della dimensione di quello che stava succedendo qui da noi in quel momento, vivendola sulla pelle, il 23 di febbraio. Prima sì, c'erano degli allarmi, tant'è vero che avevamo organizzato con ATS allora, per il giorno 21, che era un venerdì sera, mi ricordo, una riunione dei medici per spiegare alcune cose, ma era una riunione fatta non con, diciamo, la pelle che bruciava, con come se qualcosa ci riguardasse direttamente, ma come un'eventualità a cui cominciare a prepararsi senza avere la percezione di questo. Poi certo, se col senno di poi si va a vedere cos'era successo a gennaio o magari anche a dicembre, c'erano in giro tante polmoniti, ma le polmoniti interstiziali non da coronavirus si vedono comunque, si vedono tutto l'anno, o c'è un sistema di sorveglianza epidemiologica specifica come ad esempio c'è per l'influenza, c'è la rete Influner che poi potete consultare in ogni momento su internet e che ha dei medici sentinella sul territorio che a volte possono fare anche i tamponi proprio per l'influenza, non quelli del coronavirus che sono un'altra cosa. Beh, se c'è una rete così si rilevano i casi, se questa rete non c'è allora la cosa diventa diversa e non c'è nessuno che è responsabilizzato in prima persona per tirare le fila di eventuali segnalazioni che vengono fatte, se vengono fatte random, ma senza un'organicità. Quindi molto facile capirlo col senno di poi, molto più difficile prepararsi, anche se Regione Lombardia dal 2010 aveva un piano per la pandemia. Vi ricordate la grande influenza che ci fu nel 2010, che poi alla fine finì in nulla e chi gridava all'allarme fu anche preso in giro? Beh, lì la sgusciamo per un caso, per un colpo di fortuna, a dirla tutta. E però il piano pandemia di allora c'era, è rimasto in un cassetto e nessuno ne ha fatto niente. Tutti hanno pensato a potenziare le terapie intensive, cosa molto importante che è anche riuscita. Siamo partiti da una situazione ospedaliera depotenziata per i noti tagli eccetera, l'hanno regione l'ha implementata, ma è mancato completamente il controllo del territorio. E io tante volte faccio questa immagine della diga del Vajont, se voi andate a Belluno la vedete, è ancora lì intatta, non è crostata per niente, è un'opera meravigliosa di ingegneria, e quelle lì sono le terapie intensive. Poi però peccato che è franato il fianco della montagna nel lago, si è fatto un'onda e ha scavalcato tutto, ed è esattamente la rappresentazione di quello che è successo in Lombardia e a Bergamo in particolare. Ecco, quindi ci diceva, il 21 voi vi incontrate senza capire bene, insomma, cosa sta succedendo, perché non c'era possibilità di capirlo. Dal 23 in poi cosa succede? Come vi organizzate e come cercate di arginare quest'onda? Dal 23 in poi, se parliamo di terapie intensive, vengono sulla base dei ricoveri che cominciavano a arrivare in grande quantità riorganizzate le terapie intensive, vengono convertiti i reparti degli ospedali, vengono fatti nuovi posti letto di terapia intensiva e subintensiva con grande rapidità. Sul territorio non avviene nulla, ricordo che io sollecito ATS a mandare un manifesto da esporre dove c'era quantomeno scritto di accedere in ambulatorio su appuntamento, invitava a evitare assembramenti, a disinfettarsi, a usare ove possibile i mezzi di protezione individuale, e in quella fase lì iniziale non è arrivato altro. Le cose cominciano ad arrivare dopo 10-15 giorni, quando già c'era la grande emergenza, quando già le persone con la polmonite che desaturavano si faceva fatica a ricoverarle perché
non venivano nemmeno trasferiti in ospedale, essendo i posti letto già tutti pieni, e quindi venivano curati a casa, malati che in qualsiasi sistema sanitario avrebbero dovuto essere curati in ambiente ospedaliero. Più c'erano a casa tutti quelli con la polmonite senza complicazioni gravi, più tutte le persone che erano ammalate di una sindrome con febbre, dolori muscolari, non sentivano gli odori, non sentivano i sapori. Tutta questa cosa è esplosa. I medici hanno continuato sul territorio a fare il loro lavoro, direi anche con eroismo, ma le protezioni individuali non si trovavano. Qualcuno aveva in casa qualche mascherina che aveva lì per situazioni di emergenza, c'era magari la possibilità che qualche paziente che faceva magari il muratore o il verniciatore regalava le sue protezioni, qualcuno ha rastrellato i negozi per l'edilizia o le ferramenta, qualcosina si è trovato, ma robe assolutamente ridicole. I medici queste cose le volevano comprare, ma non le potevano comprare, perché tutto era sequestrato dalla protezione civile e quindi non si trovava sul mercato, per cui c'era il paradosso in cui si vedevano in giro, per fortuna, per carità, i vigili urbani piuttosto che i volontari con la mascherina fornita dalla protezione civile, e i medici non l'avevano. Questa cosa è andata avanti così a lungo e fino a quando non sono arrivate le prime donazioni che erano appunto donazioni, alcune anche cospicue, ma io avevo come ordine dei medici questa difficoltà, mi dicevano: ma io voglio dare 50.000 euro. Io dicevo: no, non li voglio 50.000 euro, non so cosa farmene, non so neanche dove metterli, a me serve il materiale. E allora lì la faccenda diventava estremamente più complicata. E però devo dire che molti privati cittadini, aziende, eccetera, qualcosa hanno trovato, ma tutta roba è arrivata dopo 15 giorni. Nel frattempo i medici sono andati in giro come potevano, perché non potevano abbandonare le persone a se stesse a casa ammalate seriamente, ma erano anche consci del fatto che bisognava proteggersi. Ognuno ha fatto la sua mediazione rispetto a queste esigenze. Risultato: 6 medici di famiglia morti, 150 su 600 medici di famiglia ammalati. Quando si sono ammalati, per carità, qualcuno di cose gravi, qualcuno anche meno, ma comunque non potevano lavorare, è nato il problema che i medici di famiglia, 150 su 600 ammalati, bisognava sostituirli. È arrivato l'esercito, hanno preso i medici neolaureati, hanno fatto di tutto e di più, ed è venuto fuori il caos che tutti abbiamo visto. Nel frattempo nessuno ha fatto in modo serio, episodicamente sì, ma in modo strutturato e serio, l'isolamento dei contatti, i tamponi sul territorio e tutte queste cose, e questo ha aggravato ulteriormente la cosa. Il contagio poi, se erano poco protetti gli operatori, i medici di medicina generale, ma nelle case di riposo la stessa cosa, perché è vero che le amministrazioni delle case di riposo devono provvedere ai mezzi di protezione, ma è anche vero che chi governa il sistema deve fornire dei canali privilegiati per ottenere le forniture, se no io posso comprare di tutto, ma se non lo trovo non lo posso avere. E quindi questo ha aggravato la diffusione dei contagi, e quindi non è stato l'unico fattore, ma tanti altri in più. Poi lì in parallelo si era arrivati alla necessità di chiudere Nembro e Alzano, e forse anche Albino. Tutto era pronto, mezzi militari, li abbiamo visti tutti, poi per qualche ragione non è stato fatto questo, è stato fatto un intervento su tutto il territorio nazionale, ma se non si bloccano i focolai di contagio l'infezione evidentemente va in giro, e questo è stato un altro grande errore clamoroso. La stessa cosa nelle case di riposo: nella prima settimana si era detto, ATS aveva detto, di tenere aperti i centri diurni per anziani, poi la settimana dopo li ha chiusi, ma ormai l'infezione era entrata nelle case di riposo, sarebbe stato difficile non farla entrare anche per gli operatori, anche per le protezioni, l'abbiamo detto prima, però queste disposizioni hanno ulteriormente aggravato la situazione. E direi che adesso la situazione si è calmata, ma per il lockdown, che è stata l'unica cosa efficace fatta sul territorio. Per il resto, sul territorio non è stato ancora niente. Sul piano della cura alcune cose sono state fatte, però, ad esempio, la possibilità che chi è Covid positivo e non può avere l'isolamento domiciliare per almeno 400 persone è possibile il Covid hotel.
quindi questa cosa è stata una cosa fatta bene. Si è organizzata la rete di distribuzione dell'ossigeno e anche questa è stata una cosa fatta bene, ma tutte cose arrivate molto tardivamente. Le protezioni individuali cominciano a esserci perché adesso si possono anche forse comprare. Le donazioni sono arrivate, ma di istituzionale è arrivato poco o nulla ai medici di medicina generale e neanche alle RSA, però si comincia a migliorare. Sono state fatte le USCA, queste unità speciali di continuità assistenziale, perché in una situazione in cui le protezioni individuali non ci sono, si concentrano le poche protezioni individuali su un numero limitato di operatori e in questo modo si riesce a garantire gli interventi, sempre nei limiti, perché poi c'è da fare la vestizione e la svestizione e si utilizzano comunque le protezioni, quindi in ogni caso anche le USCA più di tanto non fanno, però qualcosina hanno fatto. Ormai stanno forse perdendo un po' di significato perché cominciano a tornare operativi i medici che nel frattempo stanno guarendo. Vabbè, teniamole lì però, perché con la fase 2 ho paura che verranno ancora buone. E questa è un po' la storia di quello che è successo, dolorosamente successo, perché ricordo che i dati reali delle anagrafi ci dicono che a Bergamo ci sono stati circa 5.000 morti. Se facciamo due conti considerando la letalità della malattia e vedendo anche un po' i sondaggi che abbiamo fatto, i casi curati a domicilio senza tampone e così via, si vede comunque che i morti sono stati tanti, ma che l'immunità di gregge non ce l'abbiamo. Quindi il rischio di una ricaduta, di una ripresa del contagio c'è ancora. Per avere l'immunità di gregge bisognerebbe che l'infezione si diffondesse ancora e la cosa ci costerebbe ancora alcune migliaia di morti, quindi lasciamo perdere le stupidaggini che vengono dette sull'immunità di gregge, siamo lontanissimi e se dobbiamo avere una fase 2 gestiamola con attenzione, perché un conto è fare il lockdown dove si blocca tutto, in conto una fase 2 dove la responsabilità individuale delle persone entra in gioco e quindi c'è molta più variabilità e possibilità di errore. Se non si interviene con controlli rigidi, con tamponi, con identificazione dei portatori, con interventi proprio di polizia sanitaria per isolare famiglie, comunità, al limite per arrivare a chiudere magari la frazione, il paese dove si verificano dei casi, fare dei lockdown mirati, se non saremo in grado di fare tutta questa cosa che richiede proprio però disciplina e interventi importanti, rischiamo di ricaderci e allora veramente sarebbe il disastro. Ecco, mi dà uno spunto per chiederle sulla fase 2. C'è adesso questa discussione sui test sierologici, quindi che valenza hanno, cosa dicono, e il riscontro che avete voi comunque della necessità di continuare a fare tamponi per tracciare effettivamente il virus. Lei come ci può spiegare insomma questa diatriba? Vediamo di spiegarlo in modo semplice. I tamponi intanto hanno una valenza soprattutto epidemiologica, hanno poca valenza individuale sulla persona. I tamponi ci diranno, quando saranno fatti su un campione sufficientemente grande, quanto è diffusa l'infezione virale nella nostra provincia, anche nelle persone magari che non hanno avuto sintomi. Ci confermeranno quello che io dicevo prima sulla base di proiezioni o di dati statistici, ma che lasciano il tempo che trovano, cioè ci confermeranno se veramente, come è probabile, siamo lontani da quell'immunità di gregge che ci costerebbe ancora molte vite umane, quindi ci daranno anche una misura del rischio. Qualche utilità i test sierologici la possono anche avere sotto il profilo individuale, perché se uno ha il test sierologico negativo vuol dire che non ha incontrato il virus, a meno che non sia in quel periodo iniziale di infezione o di malattia in cui il test sierologico è ancora negativo. Quindi non ci basta per dire che uno non è contagioso, perché potrebbe essere in quel periodo lì iniziale. Però se uno fa il sierologico, è negativo, non ha disturbi per alcuni giorni dopo il sierologico, può andare abbastanza tranquillo che è uno che non ha incontrato il virus, il che è una tranquillità relativa, perché vuol dire che può prenderlo e quindi deve proteggersi. Però rispetto a un ambiente di lavoro non la totale tranquillità, ma un po' di tranquillità in più c'è. Chi invece è positivo vuol dire che ha incontrato il virus, non vuol dire che è protetto.
si pensa che queste infezioni da coronavirus possano per qualche mese dare una certa protezione, ma in realtà noi lo diciamo per altri coronavirus, non per questo, perché di questo non sappiamo nulla, quindi non siamo sicuri che uno sia protetto, non siamo sicuri di nulla se non che ha incontrato il virus. Se ha incontrato il virus, per sapere se ce l'ha ancora nella gola e nel naso, che è poi quello che ci interessa ai fini della profilassi pubblica, bisogna fargli il tampone. Un altro sistema non c'è. Dopodiché, visto che il tampone è l'unico strumento per capire se uno ha o non ha il virus nel naso e nella gola, direi che ai fini profilattici è quello che veramente conta, e quindi vanno potenziati i tamponi, anche se purtroppo fare un test sierologico è facile, perché basta un'infermiera con una mascherina e un camice fa il prelievo e il laboratorio può processarne in grandi quantità. Il tampone è più difficile dal punto di vista del processo ed è anche più difficile dal punto di vista del prelievo, perché è una manovra a rischio, uno deve farsi infilare un bastoncino in gola, c'è il rischio che tossisca, che addirittura vomiti in faccia alla persona, che deve essere totalmente protetta, e di qui tutte quelle cose che si vedono del tampone fatto in automobile, che per esempio è un'ottima idea, oppure in quelle cabine col manipolatore in cui si riesce a fare il tampone in sicurezza, ma naturalmente è una cosa estremamente più complessa e difficile. Quindi la strategia è quella di andare avanti con i tamponi. Quando anche però riuscissimo, e intanto non ci stiamo ancora riuscendo, speriamo di arrivarci, a una strategia di tamponi molteplici e diffusi, in una presenza del virus così alta come è avvenuta nella Bergamasca, noi non saremo mai sicuri che in un ambiente di lavoro non c'è una persona che ha il virus in gola o nel naso, non saremo mai, quindi potenzialmente dobbiamo considerare tutti come portatori, e quindi distanziamento, guanti, riorganizzazione del lavoro. Io non so come si faranno a organizzare i trasporti, perché va bene, ho capito, sul trenino della Val Seriana ci mettiamo 10 persone per carrozza, e gli altri cosa fanno, la coda fuori tutti insieme ad aspettare di trovare la carrozza, oppure prendono l'automobile, ognuno la sua, una persona per macchina, dopodiché a Bergamo ci andiamo in un'ora e mezzo, però cioè, va bene, perché ci spiegavamo già un'ora prima. Quindi gente, cambierà la nostra vita e cambierà profondamente, però se con una strategia di tamponi riusciamo a limitare al massimo le persone portatrici, perché eliminarle non le elimineremo, e mettiamo insieme gli interventi di protezione e cambiamo la nostra vita, forse riusciamo a tirare senza ricadute gravissime, ma soltanto con un'endemia di casi che ogni tanto vengono, ogni tanto non vengono, eccetera, fino al vaccino, che però è un obiettivo ancora molto lontano, perché bisogna, uno, arrivarci al vaccino. Quando l'avremo bisogna produrlo in Italia, perché non credo che all'estero te lo venderanno volentieri, visto che gli interessa anche a loro. Produrne qualcosa come 60 milioni di dosi non è banale, e poi quando ci sono le 60 milioni di dosi bisogna fare 60 milioni di punture. Altra cosa non banale, che non sono le punture dell'antinfluenzale, che uno va lì nello studio del medico, prende il numero e intanto sta lì a leggersi i giornali e a chiacchierare, perché bisogna farle col distanziamento sociale, quindi uno alla volta, su appuntamento. Quindi la nostra vita cambierà profondamente ancora per tanto, tanto tempo. Ecco, in conclusione mi piacerebbe fare con lei una riflessione su come ha risposto il sistema sanitario regionale, perché non è dietrologia, tanti dicono vabbè col senno di poi, però insomma ci sono state delle lacune che vanno evidenziate anche in vista di questa fase 2. Dove non c'è stata una risposta effettiva, cos'è che non ha funzionato, sia a livello magari ministeriale che regionale, insomma cosa può raccontarci lei? Ecco, noi come Federazione Regionale degli Ordini dei Medici abbiamo inviato alla Regione una lettera che potete trovare anche sul nostro sito internet, in cui indicavamo gli errori che a nostro avviso erano stati fatti, e indicavamo degli errori non tanto per dare la colpa a qualcuno, perché in una situazione di questo tipo, in uno tsunami così, gli errori si fanno e bisogna metterli in conto. E quando nella medicina delle catastrofi si fa l'analisi degli errori, c'è ad esempio il modello che è stato sviluppato per i disastri aerei, che si chiama root cause analysis, no? Risalire alla radice delle cause, bisogna sempre separare quelle che sono le colpe dall'analisi dell'errore, perché se no si comincia a fare le difese di tipo avvocatizio e non si capisce più chi ha sbagliato o cosa, e ci si focalizza su di chi è la colpa o chi è il capro espiatorio, e questo sarebbe l'atteggiamento sbagliato. Bene, noi abbiamo fatto in questa ottica una lettera a Regione. Poi ci ha risposto l'assessore dicendo che ai sensi del combinato del posto del comma 2 lui aveva fatto una circolare in data,
che vuol dire che questa cosa non è stata capita. Poi, per carità, ci siamo intesi con l'assessore, poi ha capito, ha messo alcuni rappresentanti degli ordini, tra cui il sottoscritto, nel comitato tecnico scientifico, per quel che può servire, perché poi lì la situazione è abbastanza complicata. Però tutto sommato spero che passi il concetto di analizzare gli errori, e gli errori sono quelli che ho detto prima: sono il fatto che si è pensato solo alle terapie intensive, non al territorio, che non si è fatta un'attività di quella che a me piace chiamare polizia sanitaria, che non sono stati fatti i tamponi, che non sono state date le protezioni individuali, che c'è stata una gestione contraddittoria delle disposizioni date alle case di riposo, che non si sono mai avuti i numeri veri, perché la protezione civile ha continuato a dare i numeri dei ricoverati in ospedale come se fossero il numero dei malati, in realtà i malati erano infinitamente di più. E il numero dei morti è stato dato come morti in ospedale e non i morti reali, cosa che poi il dato si è avuto dalle anagrafi comunali, che hanno il dato vero, perché basta raffrontare i morti nello stesso periodo dell'anno scorso con quelli di quest'anno e fare la differenza, a meno che non ci sia un'epidemia parallela, direi che la risposta è evidente. E tutte queste cose sono fondamentali per gestire la fase 2. Se se ne tiene conto e si comincia a organizzare un qualche cosa che non sia solo la gestione delle terapie intensive, forse si eviterà di mettere i cittadini bergamaschi nella condizione di prenotare un posto in terapia intensiva, cosa che io preferirei evitare, almeno per quanto mi riguarda. Quindi si può dire che la riforma regionale della sanità ha fallito? Rispetto all'aspetto territoriale, io non voglio fare colpe a nessuno, ma che abbia fallito è più che evidente.